Ciao ragazzi, un saluto da Mauri e bentornati qua. Quest'oggi, come vedete, siamo su Race Room. Siamo su Race Room perché siamo andati a vedere, visto che avevo aggiornato un po' di tempo fa riguardo il fatto che sarebbe uscita una BMW GT3, quella che tra l'altro ha anche quella poi che sta guidando Valentino nel campionato. Valentino Rossi sta guidando appunto quella vettura del campionato e addirittura appunto è arrivato su Race Room questa vettura sia con la livrea di Valentino e ci sono anche tante altre livree. Io ovviamente ho preso quella con la livrea di Valentino più qualche altra livrea molto bella che vi faccio vedere. Quindi la troviamo qua appunto nella sezione GT3, come vedete eccola qua, la BMW M4 GT3. Qui ovviamente queste sono livree che ho preso io, ho preso queste 5 livree molto belle, sono quelle che mi sono piaciute da subito. Ovviamente abbiamo preso anche quella di Vale e quindi proviamo quella di Vale, già che l'abbiamo presa. Quindi andiamo adesso in un circuito che andiamo a selezionare. Andiamo sul circuito di Zolder, quindi selezioniamo Zolder. Ed eccoci qui a bordo di questa vettura. Ora andiamo a fare un test qui a Zolder, facciamo giusto un test drive, andiamo un po' a vedere, intanto sentiamo anche l'audio di questa vettura. Che mi sono convinto anche a prenderla perché ho visto i video fantastici del mio amico Diverse, che vi ricordo sempre, andate a trovarlo perché lui è uno forte che va deciso. Vi lascio poi anche il link del suo canale in descrizione, perché lui fa degli hot lap e delle garette veramente veramente toste. Bravissimo il nostro amico Dai. E guardando i suoi video mi è venuto un po' di prendere. E così ho fatto. Intanto proviamo subito. Poi ovviamente, mamma mia ragazzi, certo che quando uno cambia simulatore ci va sempre un attimo, eh. Intanto, attenzione piano qua, mamma mia, che force feedback che ha Race Room, è spettacolare davvero, ha un force feedback ragazzi, e mamma mia. Poi c'è, vedete come qua in alto c'è ovviamente il grafico che indica la forza del force feedback, quello che vedete lì. Molti di voi lo sanno sicuramente, però c'è anche qualcuno che non lo sa, quindi è giusto informarlo. Questo, come vedete, è praticamente, anzi faccio una cosa, ve lo faccio vedere da qua, così è più semplice, scusate un attimo, ve lo faccio vedere così. Combinazione, la mia faccia lo copre, porca miseria. Comunque lo vedete qua, vedete sotto la mia testa, vedete questa lineetta verde, vedete che quando io accedo e quando vado a muovere il volante c'è questo grafico che si solleva. Esattamente, scusate, rimettiamo la visuale. E praticamente cosa succede? Che lì indica appunto quando va oltre la riga rossa, a questo punto si perde completamente la vettura, quindi c'è proprio questa indicazione anche molto utile. Ma adesso concentriamoci sulla vettura, veramente bellissima, vediamo un po'. Vedete una vettura come le BMW, ovviamente sappiamo benissimo che quelle di ACC sono le più performanti, però comunque Race Room si difende bene. Wow, qui andiamo bene subito sulla sabbia. Mamma mia ragazzi, abbiamo proprio fatto, la facciamo in passeggiata, perché mamma mia, è da una vita che non tocco più Race Room. Comunque ogni tanto bisogna cambiare, perché è importante anche per non, e poi uno si ancora a un tipo di guida come suo automobilista, poi logico che provi gli altri. Ogni tanto, vabbè, ho fatto qualcosa su ACC, ma pochissima roba di quelle, di quei duelli online che ogni tanto facciamo nelle pubbliche. Bisogna comunque riportare in mano anche Race Room, che comunque è un bellissimo titolo. Tra l'altro appunto anche il discorso vintage di cui si sta parlando, che comunque qua di macchine ce ne sono anche davvero tante.
ovviamente bisogna gareggiare online, bisogna portare più ovviamente contenuti di quel genere lì su questo titolo. Qui ha il record 1.38, la faccia del record, mamma mia. Comunque adesso noi qui la prendiamo proprio in passeggiata, ce la facciamo appunto proprio in passeggiata. E comunque la macchina ha dato un senso molto di sicurezza, è molto ben piantata a terra, ovviamente senza toccare nulla, senza guardare niente, presa provata, la stiamo mettendo su così. Qui non so se funzionano gli stessi trucchetti che giustamente mi insegna il grande Fabius, che lui è molto bravo, non so se quanti di voi che vi ho già anche menzionato, lui che è molto bravo tecnicamente, conosce l'FM ed è molto bravo, tra l'altro ha fatto una serie bellissima riguardante l'aggiornamento dell'1.91 di ACC, di Assetto Competizione, che ragazzi, per chi non l'ha visto vi consiglio di andare a vederlo, perché è davvero bravo e fa dei tempi al Zolder, mi sembra che 1.28, adesso non mi ricordo tutto il tempo giusto che ho fatto, comunque gira fortissimo e poi molto molto bravo nel setup e tutte quelle cose. Comunque ora noi invece parliamo di noi, siamo qua e cerchiamo, qua stiamo, vabbè, 1.37, abbiamo passato di un secondo. Allora andiamo subito a fare una garettina così vediamo un po' com'è. Bene, ora siamo qua, partiamo in sesta posizione, facciamo una 4G di veloce, vediamo un po' com'è. Andiamo! Slittamento! Siamo partiti male! Guarda, wow, che bella questa! Attenzione! Qui mi chiude! Sta declare! Cazzo! Mamma mia! Dove passa questo? Mica, ma avete visto dove è passato? Sta Porsche! Porca miseria! Come ha fatto a passare lì? Indenne, tra l'altro! Incredibile! Ok, guarda qua! Cerchiamo di fare una buona staccata! Mamma mia, ragazzi! No! Mi ripassa di nuovo con la Porsche! Ha deciso che non gli va! E Christensen! Che mi ripassa e mi svernicia di brutto! Attenzione però qui ora, Mauri ci prova, di forza, prepotenza, si butta dentro, mamma mia, qua addirittura nella chicane ci ha provato, da pazzo, attenzione però, mamma mia però Reggio, che bello, attenzione, qui, mamma mia, mi riprendo la posizione, Mauri si riprende la posizione sulla Porsche e anche sulla McLaren. E si porta in settima, avendo perso due posizioni. Cazzo, ma io ce l'ho proprio... Madonna, ma non frena. Porca miseria, ho buttato giù il piede a manetta. Non frenava la macchina, come mai? Mamma mia, che figata. Ma è migliorato anche graficamente, ha delle luci diverse. La mia impressione, qualcuno di voi... è stato ancora su Racing, cioè avete notato delle differenze? Praticamente mi sembra più pulito, più bello. I aggiornamenti sono stati fatti su questo titolo, che già aveva migliorato un po' ultimamente. Devo provarlo anche in VR, perché ti ripeto, in VR non mi piaceva tantissimo. Però devo provarlo. Comunque ora concentrati qua, intanto siamo riusciti a portarci avanti, entriamo dietro questa Bentley. Livello di difficoltà ragazzi non lo so, mi sembra che sia 94, non so se alto o basso, ditemi voi che magari ne sapete di me, io ho lasciato tutto così com'era, ho guardato prima, era 94 mi sembra. Attenzione qua, e non essendo avvezzo appunto su questo titolo ho preferito lasciarlo, vedo che per come sono messo io e il livello di difficoltà va bene,
più o meno è al mio livello, mi sembra. Attenzione! Oh mamma mia, ma devo picciare tanto il freno, porca miseria, mi ha pizzato di brutto proprio. Dai, intanto siamo in abbiamo recuperato, appunto, siamo in sesta posizione ora qua. Dobbiamo andare a prendere questo qua davanti. Attenzione qui però, mamma mia, guarda come inchiodo. Mamma mia, quanto butto giù il piede. Mamma mia, faccio fatica a frenare. Andiamo a prendere questo qui davanti a noi. Driver, qui davanti. Attenzione, andiamo dietro qua. Oh, attenzione qua, non andiamo sulla sabbia. Buono, siamo riusciti a stare buono qui ora. Attenzione. Oh, che dettaglio grafico, molto bello. Trovo decisamente migliorato il punto di luce. Attenzione qua, ci riprova Mauri qua all'interno, ma non mi viene questa volta. Andiamo qua dietro a questo driver, forse abbiamo la possibilità ora qua per andare a staccare. Attenzione però qui, perché è molto pericoloso fare un attacco qua. Attenzione, no no, non ci proviamo neanche, è abbastanza a rischio. Andiamo a tagliare il cordolo lì. Vediamo qua, oh attenzione, la parte interna, è la parte interna, ora ce l'ho io, però cazzo, attenzione, qui abbiamo sbagliato tutto, però siamo ancora vivi, il che è già tanta roba, siamo ancora in pista, quindi è buono. Dai, siamo qua, adesso attenzione, cazzo, mi teneva la linea e non la cambia, cazzo, attenzione qui, oh, e qui a fianco. No, ma non riesce? Sì, abbiamo passato la madre, ci portiamo in quinta, ottimo! E siamo al penultimo giro! Buono! Attenzione qua! Andiamo sempre davanti, un altro Bentley davanti a noi! Attenzione però! Qui! Cavoli! Buono, siamo riusciti a tenerci! Uff! Attenzione ora! Beh, comunque è bella, comunque la BMW mi piace moltissimo, questa vettura! Molto molto bella! Contento dell'acquisto, costa 4,99 euro mi sembra, ragazzi, poi ogni livrea costa 29 centesimi, se no per, non mi ricordo, 9 euro o qualcosa del genere, c'è un po' di sconto. Attenzione, vi danno tutto il pacchetto con tutte le livree. Attenzione però, ora rimaniamo concentrati, non parliamo tanto delle livree, ora siamo qua, dobbiamo andare in coda a questo Siegfried, dai che abbiamo la possibilità qua ora. Vediamo qui ora, mamma mia, attenzione, cavoli, lui giù di qui, porca miseria, mi spinge, improbabile questo cazzo, sono andato dritto in pieno, cosa è successo, spaccato la ruota, ragazzi, ho la macchina distrutta, completamente distrutta, mamma mia che cazzo, non gira più, la macchina distrutta, dai, riuscissimo almeno, guardate come cazzo devo guidare, riuscissimo, no, non riesco. Alla fine abbiamo perso la posizione, dai, comunque molto molto carino, davvero davvero interessante. Bene ragazzi, io spero che questo video, appunto, ragazzi, informazioni riguardante, appunto, riguardante questo titolo qua, questo titolo qua, questa macchina qua, spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia stato anche utile, per quel che riguarda, appunto, chi magari è interessato all'acquisto di questa vettura su Raisin, che comunque davvero davvero divertente. Sono stato molto contento di averlo preso e oltretutto vorrò portare qualcosina in più, adesso darò un'occhiata da tranquillo un po' alle varie vetture, ai vari circuiti, magari anche da fare qui ogni tanto qualcosa. L'unica cosa è che devo riprendere un po' a guidare anche su altri sim, perché essendo mi specializzato così tanto su AMS2, effettivamente faccio un po' di fatica a guidare gli altri. Devo anche prendere Assetto Corsa per cercare, c'è una moschina qua, per cercare di riprendere un pochettino il filone anche con gli altri.
Molto bene, con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Mauri.